questa 740074 è stata costruita nel 1912 presso l'Ansaldo. La sua velocità massima è 65 km l'ora e la sua potenza è circa 980 cavalli e pesa 117 tonnellate. Come consumo di carbone e di acqua, ha delle difficoltà per le linee che abbiamo oggi nel nostro compartimento oppure trova facilmente ancora posti? Sì, sì, ma è tutto programmato, nel senso che laddove ci sono le colonnine per il rifornimento dell'acqua, ci si ferma e fa il rifornimento. E per il carbone non c'è problema, quello che portiamo qua ce lo riportiamo indietro, naturalmente consumato a seconda della velocità che teniamo. La ringrazio. Organizzare un viaggio di questo tipo, che cosa comporta nella struttura organizzativa dell'Ente Ferrovie dello Stato, del compartimento di Bologna? Ma comporta tutta un'organizzazione per quanto riguarda il dislocamento delle carrozze, perché queste carrozze naturalmente sono ormai contate sulla punta delle dita, stazionano normalmente a Roma Trastevere, e quindi c'è tutto il dislocamento da Roma Trastevere a qui, non è che praticamente è una cosa facile, ma insomma tutto si realizza, sono carrozze molto vecchie, carrozze che addirittura dovevano essere demolite e che poi si è ritenuto di non dover demolire, appunto perché sono le ultime rimaste di questo tipo e si è pensato, un po' per i film, un po' per gli amatori della ferrovia, di lasciarle in piedi e di fare una buona manutenzione. Pensando al 2000, alle alte velocità, che cosa ci può dire di questa manifestazione di oggi? La manifestazione senz'altro ha un sapore bellissimo, bellissimo, perché sono macchine queste che hanno ancora un loro, conservano tuttora ancora una loro poesia. Certo, ormai rispetto alle velocità che dovremmo raggiungere al fine di poter acquisire clientela, sono macchine che ormai sono obsolete, però dal punto di vista turistico io ritengo che abbiano ancora un loro scopo, anche per far conoscere, per far amare la ferrovia anche ai più giovani. Perché ha scelto proprio la Romagna, la Bassa Romagna, per questa manifestazione? Ci sono caratteristiche particolari nella linea della Bassa Romagna oppure così? Anche questo, ma è anche il paesaggio che è invitante. Noi siamo, diciamo, protesi verso il mare e queste macchine hanno bisogno di acqua per funzionare, quindi vanno verso il mare. Ad ogni modo, a parte gli scherzi, la Romagna ha un'attrattiva, diciamo, paesaggistica irresistibile. Lo dico perché io non sono romagnolo, neanche emiliano. Comunque, è uno dei motivi è questo, di portarci proprio in queste zone della bassa romagnola, perché esercitano anche sugli appassionati di cose ferroviarie un fascino particolare. Thank you.
I caratteristici sbuffi di una locomotiva a vapore sono ormai per le ferrovie della Romagna, come del resto per quelle della rete italiana, soltanto un ricordo che può essere rivissuto oggi soltanto in occasioni di particolari manifestazioni o ricorrenze. In un'epoca caratterizzata dalla velocità, dall'automazione, da mille sfolgoranti invenzioni, una vecchia locomotiva può sembrare qualcosa di superato, qualcosa di troppo semplice. Eppure questa macchina, semplice solo in apparenza, ha costituito, assieme a tutte le altre applicazioni del vapore, una delle più grandi invenzioni della storia umana, poiché ha permesso all'uomo di spostarsi sulla Terra senza l'impiego di energia di origine animale, accorciando enormemente le distanze sia fisiche che culturali fra le genti, incrementando i commerci, le conoscenze, il benessere. La locomotiva che vedete correre fra Faenza e Granarolo, rimorchiando quattro carrozze a terrazzini e due carrozze salone per un peso complessivo di circa 200 tonnellate, è la 740-074. Questa locomotiva fu costruita dalla società anonima italiana Giovanni Ansaldo nel 1912, col numero di fabbrica 1022 nello stabilimento di Genova San Pier d'Arena. La corsa di prova per la regolare immissione in servizio sulla rete delle Ferrovie dello Stato ebbe luogo sulla linea Firenze-Pistoia e viceversa il 3 gennaio 1913. Da allora questa locomotiva ha percorso più di 1 milione di chilometri su tutta la rete italiana, subendo, come regolarmente prescritto dalle norme, numerose medie e grandi riparazioni. L'ultima grande riparazione è stata eseguita presso la Officina Grandi Riparazioni di Verona, il 21 marzo 1974. La locomotiva 740-074 è stata, durante la oramai sua lunga vita, assegnata a vari depositi, l'ultimo dei quali, cui è tuttora e resterà anche in futuro, in forza è il deposito locomotive di Bologna-San Donato. Fino ad alcuni anni fa questa locomotiva era utilizzata per l'effettuazione delle manovre pesanti nello scalo merci di Bologna-San Donato e per l'effettuazione di particolari tradotte nell'ambito del nodo bolognese. Ora viene tenuta accantonata presso il deposito locomotive di Bologna-San Donato e utilizzata solo nei mesi invernali in operazioni di disgelo scambi per mezzo di getti di vapore o per servizio spartineve in caso di bisogno. Prezioso è stato il suo contributo durante le eccezionali nevicate dell'inverno 1984-1985. Le locomotive gruppo 740 hanno costituito il più numeroso gruppo delle Ferrovie dello Stato, essendo state costruite in 470 esemplari in un arco di tempo che va dal 1911 al 1922, ad opera di molte industrie italiane dell'epoca. La locomotiva 740 pesa, escluso il tender, 66.500 kg, è dotata di 4 sale motrici e una sala anteriore solo portante con funzione di guida per migliorare l'inscrivibilità in curva. In gergo si dice che la locomotiva 740 ha rodiggio 140. La velocità massima della locomotiva 740 è di 65 km/h e a questa velocità, su linee pianeggianti, è in grado di rimorchiare un treno di 370 tonnellate, corrispondente a 8-9 carrozze viaggiatori, mentre il peso massimo rimorchiabile, sempre su linee pianeggianti, è di 1300 tonnellate, corrispondenti ad oltre 40 carri merci, alla velocità di 25 km all'ora. La locomotiva 740 fu progettata per essere impiegata essenzialmente nella effettuazione di treni merci, su linee pianeggianti o lievemente accidentate, oppure treni merci e viaggiatori su linee con notevoli pendenze.
Infatti la sua velocità normale o di progetto, velocità alla quale la locomotiva è in grado di esprimere la sua massima potenza, pari a 980 cavalli, con il miglior rendimento globale, è di 45 km all'ora. Sulle rotaie della Porrettana e della Faentina erano le più comuni locomotive, accanto alle più mastodontiche 470, a 5 assi accoppiati, negli anni 10 e 20. Una locomotiva 740 era in grado di trainare su quelle linee, caratterizzate da una pendenza di 25-26 mm per metro e curve di 300-400 metri di raggio, 170 tonnellate, equivalenti a poco più di 4 carrozze passeggeri, alla velocità di 20 km all'ora. La locomotiva a vapore, dai tempi di Stevenson, ha subito continui perfezionamenti, ma mai sostanziali modifiche. Sulla 740, nata ben 80 anni dopo il razzo di Stevenson, troviamo la caldaia con tubi di fumo per aumentare la superficie di scambio tra prodotti della combustione e acqua ed il tiraggio forzato. La 740 funziona invece a vapore surriscaldato. La pressione di timbro della caldaia è di 12 kg per centimetro quadrato contro gli appena 3,5 kg per centimetro quadrato del razzo di Stevenson. La distribuzione del vapore nei cilindri è realizzata con distributori cilindrici comandati da un sistema di bielle, tipo Walser. Per funzionare, la locomotiva a vapore ha bisogno di acqua e carbone, e cioè è necessario che la locomotiva si porti dietro le scorte, e queste, nei tipi più potenti di locomotive, trovano posto in un apposito carro chiamato tender. Il tender normale a carrelli, col quale furono equipaggiate buona parte delle locomotive 740, può contenere 22 metri cubi di acqua e 6 tonnellate di carbone. Diverse 740 furono invece equipaggiate per diminuire il peso complessivo della locomotiva con un tender a tre sale che può contenere 12 metri cubi di acqua e sempre 6 tonnellate di carbone. Ai tempi della trazione a vapore, le locomotive non percorrevano che 200-250 km ogni servizio. Per coprire tale percorso, la scorta di 6 tonnellate di carbone era sufficiente, mentre quella d'acqua doveva essere rinnovata lungo il percorso, anche più di una volta. L'abilità dei macchinisti era quella di arrestarsi nelle stazioni dove ritenevano opportuno fare acqua con la bocca di carico del tender in corrispondenza dei rifornitori idraulici o gru idrauliche, come venivano chiamate, con un solo colpo di freno, utilizzando così il tempo di sosta per servizio viaggiatori, per rinnovare la scorta d'acqua. Altro impianto caratteristico della trazione a vapore era la piattaforma girevole, costituita da una robusta travata metallica che poteva ruotare attorno ad un asse verticale con sopra un binario sul quale veniva posizionata la locomotiva da girare. Il duro lavoro di generazioni di musi neri ha comunque sempre suscitato un fascino su grandi e piccini. Si può comunque dire che, come in nessun'altra macchina, è così importante e preponderante l'affiatamento uomo-macchina. Nella locomotiva a vapore il macchinista ed il fuochista devono costituire un tutt'uno con la loro locomotiva, perché è solo in questa condizione che la macchina dà il meglio di se stessa. Un lavoro, quello dei musineri, fatto sì di fatica fisica, ma nel quale è necessaria una perfetta conoscenza del meccanismo della macchina, della linea da percorrere, un orecchio molto attento a tutti i rumori, anche i più insignificanti della macchina, un occhio vigile a tutti gli strumenti della macchina e della condizione della via da percorrere, un insieme di cose che si è andato via via perdendo con le locomotive sofisticate di oggigiorno, capaci di raggiungere e superare con assoluta sicurezza agevolmente i 200 km all'ora, con tanta strumentazione e dispositivi automatici di comando e controllo. Un mondo tutto diverso da quello del vapore, dove quando una volta giunto a destino si poteva a buon diritto dire che il treno l'avevano portato a destinazione il macchinista, il fuochista e la locomotiva.
La Romagna vanta tradizioni antiche e passioni mai sopite per il fascino discreto della signora locomotiva. Se oggi la nostra è la terra dei motor, fino a qualche anno fa la nave Rex dei romagnoli era il treno a vapore. La ressa creata a Lugo che vedete dall'arrivo della signora testimonia in maniera eloquente quali radici socioculturali abbiano sempre accompagnato la tecnica legata alle fatiche umane, gente che ricorda vicino a giovani curiosi. Il viaggio della vecchia signora è finito. Andrà a rifarsi il trucco presso il deposito di San Donato a Bologna, pronta per una prossima esibizione.